Salve a tutte e tutti, qui ancora una volta il vostro Santen Chan. Stavo riflettendo, ormai in Italia ci si è abituati a tutto praticamente, che le cose passano inosservate. Le mancate promesse di Silvio Berlusconi, che per anni ha governato il nostro paese, e adesso anche le mancate promesse di Matteo Renzi. Non si meraviglia nessuno, anzi, la gente si scorda delle promesse che ha fatto. Matteo Renzi che rimprovera Berlusconi in Porta a Porta a Bruno Vespa di non aver mantenuto le promesse che ha fatto lì sul tavolino nel palcoscenico, ma lui anche non mantiene le promesse che ha fatto con gli elettori. Oconò, lui non è stato votato, ha sostituito, perché mi sembra che aveva vinto Bersani, poi è arrivato Letta e infine è arrivato lui. Ma era primo ministro Bersani prima, poi si è sentito male, è arrivato Letta, com'è stato? E poi è arrivato Matteo Renzi. E la gente si scorda delle promesse, anche perché ormai c'è indifferenza verso la politica, ma non è un'indignazione attiva che la gente dice vabbè, usciamo in piazza, facciamo una rivolta. È un menefreghismo, perché in Italia c'è purtroppo troppo individualismo, si salvi chi può, vabbè, i politici non fanno quello che promettono, ma tanto io non li ho votati, quindi non mi defraudano. E poi se solo riuscissi a trovare un lavoro io, a diventare ricco io, e chi se ne frega quello che fanno i politici. E questo è il nostro male, siamo troppo individualistici. La società si sfascia. Perché? Perché tanto a me che mi frega, io tiro a campare, vado avanti, tanto tutti i politici fanno uguale, aumentano le tasse, rubano, aumentano gli sprechi, c'è inefficienza, e tanto l'importante è avere l'abitabilità, pagare per l'abitabilità, il condono edilizio, poi ti inondi e la colpa e dei politici, allora c'è il risarcimento, chi se ne frega. Oh, per ogni cosa che Matteo Renzi ha promesso, bisognava dire cibibibi, cazzo. Infatti ho fatto un video dove per ogni promessa di Renzi che sono riuscito a trovare in linea, un'attrice molto famosa dice cibibibi, cazzo, e cazzo che promesse, oh, tutte cose veramente virtuose. Lotta alla corruzione, e il governo farà le riforme elettorali, se no, se no io addirittura non è che mi dimetta dal PD o dal primo ministro, presidente del Consiglio dei Ministri, ma addirittura esco dalla politica, perché doveva, boh, però l'ha detto, se non passava la riforma elettorale. Poi invece hanno fatto un mezzo inciuccio, non si è dimesso, ma né da presidente del Consiglio dei Ministri, né da presidente del PD, né da presidente di che? Delle riforme, che non ci sono state, e ancora il capo delle riforme. Poi che altre cose aveva detto? Il milione di posti di lavoro, che si combatteva il precariato. Veramente uno resta di stucco, è un Renzi trucco. Veramente uno non sa più che fare, più che pensare.
Però ecco, queste sono le mie non riflessioni della sera. Sono le 22 in punto. E siccome io voglio condividere con tutte e tutti voi quello che penso, siccome queste riflessioni mi mandano fuori dai gangheri, poi a me non mi piace scrivere, fare un discorsino e leggerlo. Poi mi sono anche messo oggi una camicia pulita che fa fresco, è ritornato il freddo. Da sera ritorna sempre il fresco, anche se oggi hanno fatto non so se 27 gradi, però la sera fa molto fresco. Allora ci vuole ho cambiato camicia, questa è stirata, pulita. Beh, dicevo, voglio condividere con tutte e tutti voi quello che provo, ma appunto è difficile spiegare quello che uno sente quando si sente fregato dalla classe politica. Che si sente, che si prova, boh, bisogna fare dei discorsi improvvisati. Io poi che ho questo cavolo di cellulare Nokia Asha 302 e quindi mi devo filmare così. Ma hanno riparato il tablet, speriamo che duri molto, perché già 3 volte me lo riparano. Una chiavica di tablet economico. Poi, no, dicevo, avevo fatto questo video per dire le promesse mancate di Renzi, perché avevo fatto un video creativo, no, che voi troverete, magari gli metterò lo stesso titolo. Però volevo commentare qualcosa, perché tanto Renzi già lo si ascolta abbastanza. Oggi volevo fare un video che sono uscito la mattina. Però poi ho fatto a pranzo quel video lì creativo, anzi ne ho fatti due, perché per uno mi hanno protestato i diritti d'autore della Sette, credo, che ho preso degli estratti di Renzi da internet e avevano preso loro degli estratti dalla Sette. E quindi lo posso trasmettere, ma non guadagno i diritti d'autore, cioè non guadagno i diritti di pubblicità. Perché è di altri, quindi me lo lasciano trasmettere, però non posso monetizzarlo. Ma volevo dire che appunto è incredibile, perché nessun politico deve mantenere le sue promesse in Italia? Certo, non è obbligato a farlo, quindi non lo fa. Ma perché allora fa queste promesse quando lui è stato messo lì? Non dagli elettori, poteva pure non fare queste promesse. D'altra parte, Monti non ha fatto nessuna promessa. La Fornero si è messa a piangere, non ha promesso che piangeva, l'ha fatto a sorpresa, però ha promesso che aumentava le tasse e diminuiva i soldi, gli stipendi e le pensioni. Poi non si è messa a piangere quando si è aumentata il suo onorario, anzi si sarà messa a ridere. Ecco, quello che mi imbestialisce a me, che loro piangono solo quando ci castigano a noi, ma non si sentono così solidari quelli della casta politica, quando invece si premiano e si aumentano le onorificenze, che non sono dei diritti acquisiti, ma sono dei lasciti. Quindi le onorificenze è perché loro dovrebbero lavorare ad honorem, cioè per l'onore gratis, e allora hanno diritto a dei rimborsi, ma i soldi che prendono non sono di rimborsi, sono lucrativi. Invece ci tagliano i soldi, stipendi e salari a noi, poveri scemi, che abbiamo dei diritti acquisiti dal lavoro o dal lavoro di padri, madri, eccetera. Invece loro non hanno nessun diritto perché dovrebbero lavorare per l'onore gratuitamente per la collettività e avere dei rimborsi. Invece loro hanno dei diritti acquisiti secondo loro da difendere. Invece non è così. Poi hanno anche un secondo lavoro, magari fuori dalla politica, col quale fanno i negozi
attraverso la politica, quindi tutto un inciuccio. Invece noi no, noi paghiamo sempre. Adesso mi domando, chi può dire a Renzi che deve stare a quello che ha promesso, cioè che se non riusciva a mantenere le sue promesse, pigliava e se ne andava, ma non dal PD, non come primo ministro, ma proprio dalla politica. Chi gli farà mantenere l'onere di quelle promesse? Perché io ci conto, lo voglio vedere uscire dalla politica, dal PD e magari anche dal paese, perché molti in cerca di lavoro lo hanno dovuto fare. Lui non lo fa. Beh, voglio che qualcuno mi risponda. Perché non sta agli impegni? Perché fa quello che cazzo vuole? Perché non rispetta l'impegno di andarsene se non riusciva a raggiungere le mete, i traguardi promessi, che anzi neanche li ha intrapresi? Perché dice si deve fare la legge, la legge, la legge, poi decorrono i termini e non ha neanche un progetto di legge per la legge elettorale e tutto quanto il resto. Quindi non ha neanche lavorato, però instaura il discorso e poi dice: io avevo aperto il dialogo, però no, non hanno fatto niente. Ma se è lui che sta governando, mica sta facendo opposizione. Sta facendo opposizione come se si presentasse in campagna elettorale. Ma ancora gli manca molto tempo prima di presentarsi alla campagna elettorale. Che cazzo sta facendo? Che sta al governo? Come Berlusconi dice che non lo lasciano governare, che gli fanno opposizione. E certo, perché lui ha la maggioranza, gli altri stanno all'opposizione, che poi non si capisce bene chi è che gli fa opposizione, perché sempre va a chiedere consiglio a Berlusconi, che è alleato ma gli si oppone, che dovrebbe stare fuori dalla politica e Forza Italia stare all'opposizione, ma sta al governo. Hanno fatto una larga intesa per portare dentro quanti più possibile in questa maggioranza innaturale dell'inciuccio che Giorgio Napolitano si è sacrificato ed è rimasto ancora in carica incostituzionalmente. Perché si è sacrificato? Perché stava per scoppiare il bubone di un altro Tangentopoli Mani Pulite, con tutti i denari che si sono fottuti, tutti gli ultimi scandali. Si è scoperto che c'era un inciuccio fra PD e PDL. Non bastava che si mettessero d'accordo per nominare un nuovo presidente della Repubblica Italiana, perché si sarebbe visto il grado di inciuccio che c'era fra PD e PDL. Allora lui è rimasto in carica, così PD e PDL hanno potuto fare una larga intesa per non scoprire le loro connivenze precedenti. Adesso sembra che hanno cambiato forma di fare, che c'è una larga maggioranza, questa larga intesa invece c'era sempre, anche se era occulta, con tutti i contatti poi occulti, sotterranei, forze massonici o paramassonici. Tanto si parla, no, che la destra è così, che la sinistra è così. Non c'è destra o sinistra, sono tutti la stessa casta. E vabbè, e non è il solo Renzi che fa promesse e non mantiene, Berlusconi e tutti quanti gli altri. A noi che ci resta di fare? Non lo so. Io cerco anche di parlare di queste cose per vedere se c'è una luce all'orizzonte. Però forse non c'è nessuna luce. Forse siamo condannati al buio. Il nostro paese lo vogliono marginalizzare, la produttiva Germania, gli Stati Uniti, tutto il resto d'Europa. I nostri politici fanno di tutto per agevolare quei disegni
di marginalizzazione e di sfruttamento. Non so, la gente dovrebbe capire che ogni privato cittadino può fondare un movimento come quello 5 Stelle, basta raccogliere firme, e che se i partiti politici e i sindacati non rappresentano più realmente la società, prima ancora che i lavoratori e le loro necessità, ma addirittura la collettività e le sue istanze, allora è preciso che la gente si organizzi dal basso e fondi, come era successo con il Partito Socialista, il Partito Comunista in Italia, dal basso nuovi partiti, nuove organizzazioni, perché quelle che ci stanno, forse includendo il Movimento 5 Stelle, non sempre sono le più idonee a rappresentare nulla. Allora io mi propongo: raccogliete firme, fate un movimento Santen Chan. Ci occorrono 50-100.000 firme. E poi io vengo, se mi chiamate, come a dirigerlo, segretario generale nazionale. E i banner e gli striscioni del mio canale li potete usare per fare degli striscioni, dei simboli, non so. Però ecco, io quello che posso proporre di fare un nuovo movimento, perché solo eliminando, distruggendo tutto questo marciume, tutta questa vecchia politica, si potrà fare una nuova politica. Se no, ci sarà sempre una proiezione del vecchio nel nuovo, e quindi non cambierà nulla, non cambierà nessuno. I politici passano la palla ai loro figli, che continueranno avanti. Si rifonderanno movimenti con vecchie idee, invece deve essere tutto nuovo. Bisogna fare terra bruciata intorno al vecchio, perché non avanzi nel nuovo. E quindi ecco questo, è Matteo Renzi che non rispetta le sue promesse. Non so, perché la gente non si scandalizza? Perché la gente non chiede delle risposte, di farsi rispettare? Però è così, perché voi, popolo della rete, non vi indignate veramente contro i palazzi ignari, contro questi politicanti che si riperpetuano? Ah, boh. Allora ci rivedremo in un altro video. C'ho molti argomenti, c'ho poco tempo. Adesso era notte, ho voluto fare questo video, che domani non so se lo potrò fare. Arrivederci dal vostro Santen Chan, e grazie di seguirmi.